Buonasera ragazzi, benvenuti con questo unboxing. Speriamo si veda qualcosa e niente, andiamo a spacchettare. Intanto vi posso dire che è un nuovo, diciamo, dispositivo per pulire la macchina nel migliore dei modi senza rischiare di fare qualche graffio. Allora, ho trovato su Amazon questa Gloria Fanmaster FM10. Praticamente questa è una foam gun, cioè serve per fare schiuma dove si inserisce dentro acqua diluita con prodotto che serve, diciamo, per effettuare il prelavaggio. Lo si spruzza sull'auto, si aspetta che sagisca e poi si va a risciacquare. È un prodotto molto utile perché appunto permette di emulsionare lo sporco prima di passare il guanto e quindi di andare a effettuare l'azione meccanica per evitare poi di effettuare graffi sulla vernice. Nella confezione troviamo il manuale e due pipporini che servono probabilmente per decidere il tipo di schiuma che la pompa a pressione fa. Vi faccio vedere più da vicino com'è fatta. Ho distrutto tutto. Intanto vediamo il coltello. Passiamo al fogliettino illustrativo dove spiega a cosa servono i mitici pippolini. Allora, da quello che capisco, dal pippolino blu a quello nero, diciamo che va a diminuire la quantità di acqua e cresce il rapporto di schiuma, quindi diciamo che viene un prodotto erogato molto più denso. Comunque i pippolini sono questi, gli adattatori, cioè quello nero si era già montato, eccolo qua infatti. Questa la plastica non si piega, quindi dovrebbe essere di indice di buona qualità. Permette di far uscire l'aria quando si arriva alla pressione di 3 bar, che diciamo è limitata appunto da questa valvolina meccanica. Abbiamo, vabbè, 1 litro, 3 bar di pressione. Questa è la versione, quella diciamo un po' più potente, almeno che fa più schiuma secondo i video. Proviamo a fare un piccolo test ora, così almeno vi do subito un aggiornamento live.